Salve ragazze, facciamo questo interattivo breve. Allora, questa data persona vuole solo sesso da me? Quindi una persona non so che voi frequentate da poco, da tanto, un fidanzato, una qualsiasi persona con cui vi relazionate, un ex. Vediamo se vuole solo sesso da voi, se è interessato solo al sesso. Ho scelto i tarocchi della sessualità Wicca. Andiamo a vedere. Beh, qui c'è un 7 di spade, quindi questa persona, insomma, tanto sincera non è. Questa è una persona che può creare anche delusioni, una persona astuta, una persona anche falsa. Quindi qua ci sono proprio degli ideali sbagliati, sbagliati. Cioè voi avete idealizzato questa persona. Ma è sbagliato perché vedete qua questa persona non è equilibrata con questa carta del 7 di spade e la carta del giudizio e poi il cavaliere di coppe, vedete, vuole se solo sesso da voi, ma certo che sì, perché il cavaliere di coppe è comunque un seduttore. E quindi lui il giudizio esatto su una cosa, sulla domanda, vuole solo sesso da me? Sì, perché vedete questa persona con la fante di denari è una persona che, come dire, come se ci studia, si applica per fare ciò. Vedete, qua viene il mago, quindi volontà, magia. Questo qua vi vuole circuire in qualche modo. Ecco qua, è certo che vuole solo sesso da voi. Viene la carta del diavolo. Quindi la carta del diavolo è proprio l'unione, la seduzione sessuale, vedete? Quindi anche con l'asso di denari, che ci parla di possesso di valore, vi ritiene una persona di valore e quindi vi vuole possedere. Vedete, inizio, asso di bastoni, certo che vuole solo sesso da voi. Perché vi vede una donna bella, una seduttrice, una donna dominante, vedete come siete belle. E quindi lui vi vuole proprio sottomettere, vi vuole proprio in qualche modo possedere, proprio solo con il sesso. Qua ci sono insomma, dei contrasti, vedete, abbiamo il due di spade, questo due di spade, vedete che ci parla proprio di, come dire, ignorare i fatti, di cercare di adattarsi, ci vuole un equilibrio, ma non c'è questo equilibrio. Qua viene la papessa, voi siete una donna molto saggia, quindi ve l'ho un po' giostrata, avete capito che lui vuole solo sesso da voi. Vedete, quest'uomo molto passionale, molto virile, vorrebbe anche in qualche modo trovare un'armonia, una serenità con voi. Abbiamo la carta della temperanza, però vedete anche, diciamo, vorrebbe conquistarvi, c'è questo entusiasmo, con voi sta bene, al di là del sesso sta anche bene, no? C'è un'armonia, una sorta della temperanza e il sole. E poi abbiamo il 10 di spade, però questa persona, questa armonia e questa, diciamo, questo entusiasmo però lo mette in atto soltanto per riavere i suoi scopi, quello di appunto fare solo sesso con voi. In realtà questa persona 10 di spade è una persona che crea disperazioni, vedete, perdite, sconfitte. A fondo mazzo abbiamo il saggio di spade. Quindi questa persona poi tutto sommato è anche una persona, come posso dire, vedete, qua è il re di spade, è una persona dai pensieri logici, dalle azioni un po', diciamo, fredde, è un esperto nei pensieri, no? Più che altro, ma nei pensieri troppo fuori dai sentimenti. Quindi questa è proprio la tipica persona che nelle relazioni, diciamo, che ha di solito vuole solo sesso, quindi anche da voi vuole solo quello, il sesso. Grazie ragazze, ciao, alla prossima.